un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, viveva, or non è molto, uno di quei cavalieri che tengono la lancia della rastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e il levriero da caccia. Teatro Magnifico Maestro è un format con il quale si vogliono avvicinare gli studenti, i ragazzi al teatro, cioè è un modo per dare delle chiavi di lettura che possono far sembrare interessanti testi anche scritti nell'antichità, nel V secolo avanti Cristo, per esempio. Nel nostro specifico questo modello viene applicato alla letteratura e al Don Chisciotte. Don Chisciotte, che è un dramma teatralmente detto, ma è un romanzo straordinario e che ci rappresenta tuttora tutti noi. Motivazione per fare Don Chisciotte nel 2016 è anche che la data, l'anniversario della morte di Shakespeare e Don Chisciotte, è una specie di data magica che si dice sia fra il 20 e il 21 di aprile, e che dava la possibilità di scegliere un grande anniversario per raccontare forse il romanzo più importante, quello che è stato il romanzo che ha dato l'incipit alla grande letteratura contemporanea. Ha chiuso la letteratura cavalleresca per dare l'inizio a quello che è poi il romanzo moderno. Portarlo a teatro ci hanno già provato in tanti, l'hanno fatto anche con grandi risultati, da Scaparro ad altri registi nel mondo come Terry Gilliam o altri ancora. Sono stati fatti tanti film comici, seri, semiseri, ma per me portarlo in teatro vuol dire dare l'occasione ai ragazzi, e spero si faccia, poi non si aspettino i centenari della morte, ma di vedere raccontato in teatro il sogno, una grande scrittura dedicata a tutti quelli che hanno un sogno, e chi più dei ragazzi oggi ha bisogno di credere nei propri sogni. Il convegno di questo pomeriggio con tantissimi ragazzi dai 14 ai 18 anni delle scuole superiori vuole in qualche modo cogliere gli aspetti più significativi del personaggio di Don Chisciotte, cosa rappresenta, e soprattutto capire se la lotta contro i mulini a vento è veramente una lotta vana o invece è un modo per cominciare a capire come può far trionfare il bene, e che secondo me questo è il tema centrale di Don Chisciotte. Quindi chiederei a ogni ospite del convegno di dire molto brevemente una loro battuta su questo argomento. Il professor Angelo Romeo. Sì, beh, il mio intervento è molto legato ai giovani, quindi rileggere Don Chisciotte, il suo rapporto con i mulini a vento, il rapporto alla tecnologia, visto che comunque oggi viviamo in un'epoca fortemente dominata dai media, dei digital media, i giovani quotidianamente ci vivono dentro, e quindi abbiamo un po' immaginato di rileggere questa figura emblematica e particolare nella contemporaneità, come si pongono i ragazzi verso questo immaginario spesso e volentieri caratterizzato dalla tecnologia. E Don Agnello Manganiello. Io penso che per combattere, anche per impegnarsi, per contrastare, per costruire nella nostra società, c'è bisogno di ideali, c'è bisogno di ragioni forti, di ragioni interiori, perché senza ideali noi contribuiamo ad una società che va verso l'abbruttimento e la fine. Maria Concetta Mattei, la Dulcinea del TG2. Grazie per questa definizione, ma Dulcinea era un'ispiratrice, diciamo, che Don Chisciotte dedicava a lei le sue imprese. Io oggi vorrei sottolineare come le donne siano diventate esse stesse donatrici di protezione. Le donne in polizia hanno appena festeggiato i loro 35 anni di attività con assoluta pari dignità, e in qualche modo in tutti i campi troviamo, dalla scienza alla ricerca, ma soprattutto anche nel diritto allo studio e sempre di più speriamo nella politica, delle donne, perché le donne sono molto generose, sono generalmente più corrette, ligge alle regole e altruiste. Il professor Gaspare Polizzi. A me sembra che il Don Chisciotte sia un'espressione della modernità nella sua tendenza a superare i limiti, a oltrepassare il limite, a guardare all'infinito. Questo sguardo verso l'infinito non ce lo può dare la ragione, ma ce lo dà l'immaginazione e la poesia. E in questo Don Chisciotte è ancora estremamente attuale, questa tendenza a guardare poeticamente il mondo.
Per concludere, forse Don Chisciotte è la figura che maggiormente rappresenta il sogno, l'ispirazione di ognuno di noi di realizzare i nostri ideali. Quindi che questo sogno sia infinito per tutti. Un saluto da Roberto Cavoso.